Devo dirti, beh, vai a ruota libera di quello che pensi, tecnicamente io ti appoggio. Il trattamento invernale conta poco se nel mese di settembre o nei mesi precedenti io ho fatto poco. Abbiamo visto, ve l'anticipo, abbiamo visto che il trattamento invernale è influenzato dal restringimento del nido, ma nello salico che si gioca la partita grossa. Perché è il prodotto all'estero più manomesso, no, più utilizzato con fantasia. Pensate che lo salico e il glicerolo messi assieme ad una temperatura non controllata producono esteri. Allora uno va a guardarsi che cos'è un estere. Questi esteri possono finire nel miele? Sì. E come finiscono nel miele? Quindi un prodotto che nasce naturalmente per la lotta biologica, che viene d'aiuto a noi perché arriveremo tra un po' al trattamento invernale, oggi è veicolato con delle ricette. Il concetto rispetto a 30 anni fa è che il trattamento invernale ad un certo punto è diventato risolutivo. L'Apisan non funzionava e c'era un vero blocco. C'era un blocco dovuto alla temperatura, alla diapausa dell'alveare che mi consentiva di essere tranquillo. E poi c'era un altro motivo. L'acaro non era virulento come adesso. Adesso noi abbiamo un acaro che sta evolvendo in una resistenza di tipo anche comportamentale. Spesso cito questo esempio perché se il collega qui lo disturbo durante la sua relazione, lo pungolo, a un certo punto si sposta. L'acaro con tanti trattamenti entra prima, quindi abbiamo un acaro più virulento. Non è possibile lavorare per compatti sterili. Cioè il trattamento invernale deve essere preceduto da un buon invernamento. Quante volte durante il mese di settembre io apro gli alveari? Quante volte nel mese di ottobre vado a dare un'occhiata? Come se a un certo punto in quell'area che è razionale, ma non lo è, la data non è razionale, io cerco di evitare perché rappresenta un costo. Ad esempio, ecco, una cosa di questo tipo, quanto vale? Vale dal 10 al 15%, cioè un qualche cosa che rompe le palle, perché rompe, cioè, un professionista che ha 800, quindi non il campero, ma una cosa di questo tipo vale dal 10 al 15%, cioè significa che arriverò a fine maggio con un carico più normale. Ma poi, questo vale anche a settembre, non soltanto adesso, si sente parlare di barometro, di EasyCheck, tutte le prove autorizzative che EMA ci fa fare passano attraverso la caduta naturale. Che ha un senso monitorare l'infestazione. Non abbiamo tempo per spiegarvela, però è un passaggio dove io ne sento di tutti i colori, e zucchero, quello, il barometro, e questa è ancora un qualche cosa che noi facciamo per capire quanti acari sono presenti. E si contano solo quelli scuri. La formazione primaverile di nuclei, ma non intesa come vostro incremento. Siamo l'unico settore dove la rimonta non esiste, visto che abbiamo il 25% di perdite proprio durante il periodo invernale, proprio per trattamenti sbagliati siamo gli unici che pensano che tutto si rigenera e a settembre, a novembre confermiamo lo stesso numero, così poi il Ministero vede che non ci sono perdite e siamo fantastici da questo punto di vista. I nuclei quanto valgono dal punto di vista dei trattamenti? Un mese di salasso ad aprile, quanto vale? Togliere un favo per ogni settimana per 3-4 settimane significa ridurre di un sesto l'infestazione. Un sesto così, 10-15 colà, cosa succede? Vado a limitare lo sviluppo di virosi e quindi le virosi vengono anche contenute e non me le trovo a settembre così importanti e non me le trovo a dicembre così importanti. Ecco perché dovevo partire dall'inizio. Le fasi propedeutiche, il trattamento invernale, da settembre a novembre cosa posso fare? Di che cosa mi devo preoccupare? Mi devo preoccupare che
la reinfestazione, questo è un lavoro che poi ho preparato per la rivista, ma negli anni, come dire, negli anni dove la reinfestazione non fregava a nessuno, perché si mettevano dentro le strisce di Apistan i primi di settembre, perché la beata intasava la camera incubata, si faceva 60 kg per alveare e la varroa non si sviluppava perché i nidi erano intasati. Quindi per cui si mettevano i primi di settembre dentro le strisce di Apistan, cioè tubarinate, e erano gli anni in cui all'estero mettevano il battico, o qualcos'altro, fluvetrina, e permanevano dentro fino a marzo. E quindi la registrazione non c'era. Oltre a questo, l'inverno arrivava prima. Nel 92 e nel 2014 ci accorgiamo invece che le varroe a settembre-ottobre migrano sulle api pollinatrici e quindi la reinfestazione è un problema. Che cosa porta? Porta diminuzione dello stato immunitario delle api con conseguente possibilità di attacchi di virosi e nosema. Quindi il mese di settembre, eccolo qua, si dà la colpa agli altri e non si dà la colpa a se stessi, perché non siamo in grado di capire che a metà settembre, dal 15 al 20 settembre, al centro nord Italia è necessario fare qualche cosa. Cosa posso fare? Non è che io possa fare, sono bio, a metà settembre potrò utilizzare uno salco, un apibiozal e glicerolo, e poi vedremo perché quello con il glicerolo e non quello normale, un apivar. Perché l'apivar e non l'apitrax? Ma non per una questione di lunghezza, perché se io chiedo ai presenti tra l'apivar e l'apitrax quale è più gradito, quello più lungo, perché tutto ciò che è più lungo funziona meglio. No, l'apivar ha un suo perché semplicemente è un diesel che piano piano, quando viene meno la presenza di covata, reagisce meglio. Poi Apierb è un prodotto che tu sai che ancora adesso ci sono apicoltori che probabilmente sbagliano i tecnici, che non conoscono la Apierb, non conoscono soprattutto il nosema cerane, i danni che può fare. E più su loro, perché Apis lo vedo, il cerane ha un ciclo di 2 anni in più fasi e li distrugge gli alveari, però noi se non vediamo non crediamo, se non vedo non credo. Comunque Apis non me ne frega niente se chemical può avere un incremento, io guardo poi a quello che faceva una persona a me molto cara, che era il mio nonno, no? Aiuta, allora è stato individuato per il nosema, in realtà ha un effetto, quindi Bessi e Mutinelli si occupano di Aper per il nosema, quindi se io non ce l'ho il nosema ma vado a utilizzare Apierb, quando a fine agosto e fino alla prima decade di settembre ho un effetto incredibile su un qualche cosa che vi farò vedere, perché se io vi dico che questi tre studiosi hanno legato, allora magari mi credete, se lo dico io magari non mi credete. Effetto positivo sullo sviluppo della colonia. Allora, velocemente, non mi fermo neanche su quelli che sono i costi, perché se io vi dico che costa 0,67 euro da alveare, non è sufficiente da voi, non per voi, un massimo rispetto, perché poi ci devo mettere lo sciroppo, ma è la manodopera, no? Devo andare lì, devo mettere l'Apierb. Pensate che Apierb ha un effetto diretto sulle api nutrici e sulle house bees e sulle api bottinatrici, ma un effetto talmente evidente che voi però lo notate soprattutto alla ripresa primaverile. E allora lì uno dice, ma devo aspettare la ripresa primaverile, invece vorrei tanto una qualche cosa che si vede subito. Dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei. In pieno Covid, aprile 2020, tre studiosi, Ken, Samuel e Aiuto, aprile 2020, individuano l'importanza della flora batterica nell'ape. Non vi siete mai chiesti come mai andando in un ristorante mangiando il pesce c'è qualcuno che sta male, qualcuno che sta bene, qualcuno che rimette, qualcuno che ha diarrea? Stessa cosa, flora batterica intestinale. Flora batterica che deve essere sostenuta in maniera importante.
E ecco, Apier ha un effetto quando l'azienda ve lo propone in tutti i modi, in tutti i luoghi, no, soltanto a fine agosto, primi di settembre, perché vado a creare la terz'ultima generazione, penultima generazione delle api svernanti. A mia figlia posso dire che l'ape sverna perché si ferma, perché va nel nido, invece no, rallenta il metabolismo ma crea il corpo grasso, crea il santo graal, crea un qualche cosa che la rende longeva. Ecco, prendo 100 inutile, laborioso, fantasioso, eccetera, eccetera. Trattamento che va dal 15 al 25, l'abbiamo detto, Apiva, ossalico, e i prodotti a base di ossalico. Oxubar, Oxidi, Oxubar, formula svizzera, Oxidi con una parte di oli essenziali. Non so nulla dei due, dei primi due, perché le prove le ho fatte soprattutto con Apibiosal e Apibiosal, come dicevo. Se posso aggiungere, io lo Oxidi lo uso ormai da 2 anni, funziona molto bene. Beh, ok, quindi in questo momento vi riporto, è una soluzione che ha degli oli essenziali e tutto ciò che oggi è essenziale, ma non ho delle dati da potervi portare. La novità di Apibiosal, cioè di Apibiosal, dell'ossalico, vogliamo non parlare di Apibiosal? Sì, ne parliamo perché siamo una sede istituzionale. Vogliamo parlare di ossalico e glicerolo? Ok, che cosa rappresenta quel 42 e quel 69-89 che non trovate in etichetta perché non c'è una certezza farmacologica, ma sappiamo che è così. Apibiosal e glicerolo con il ha un range di attività, immaginate fuori dall'alveare, periodo dove l'umidità è bassa, dove l'umidità agosto del 2021-2022 ci sono rischi, soprattutto anche per chi fa il blocco, quindi umidità relativa bassa esterna, lui ha un range che va da 69-89, deriva da un lavoro tedesco, mi sono permesso di arrotondare 70-90, si erano già un po' infastiditi, però 69-89, cosa significa? Che l'Apibiosal in polvere, preso dalla chemical, preso dal marmista, preso in farmacia, il idrato ha un range di funzionamento. E se fuori abbiamo un 50%-60% di umidità, abbiamo fatto le prove, abbiamo visto che interno e esterno abbiamo circa 10-12 punti di differenza. Quindi se voi misurate lì il 50, dentro ci sarà 62. Però è importante capire che l'azione non è soltanto relativa al blocco di coata, no, è fortemente legato alle temperature. D'inverno questa cosa viene anche trascurata perché non ha senso. Quello con glicerolo dal 42% di umidità relativa funziona e funziona bene. E quindi questo è un distinguo che pochi tengono presente, io lo reputo fondamentale soprattutto nel predestino. Le applicazioni del nuovo formulato, cioè quello con glicerolo, non lo vado a sparare d'inverno non vado a sprecare una cartuccia così importante perché d'inverno, dove ho il blocco, non lo vado a sparare. È interessante, ad esempio, dopo la caccia, è interessante per la reinvestazione. Voi se iniziate a lavorare bene a settembre, avrete un successo durante il periodo invernale. Lo sai come funziona o meno? Questi sono dati nostri, quindi personali di numerose ricerche che ho portato avanti per anni col dottor Della Vega. Meglio sublimato 3-4 giorni, meglio sconsolato 5 giorni. Quello con glicerolo, in realtà la persistenza ce l'abbiamo anche superiore, ma se io dico a un altro che è nell'altra stanza, dico guarda che lavora fino a 8.8 giorni, cosa succede? 8, 16, 24, questo mi va a fare un trattamento magari estivo con 3 volte, invece non è così. Il primo intervento ce l'abbiamo così, poi la persistenza un po' si riduce, però abbiamo più persistenza. Come siamo giunti quasi al termine, come eseguire il trattamento invernale? Per anni, quindi io arrivo da una formazione scientifica, però fa effetto, se io dico, i dati ci dicono,
E poi uno dice, ma che dati? Ma che dati? Perché è facile dire, la legge dice così, ma che riferimento legislativo? Noi per anni abbiamo studiato l'effetto dello salico quando non era nemmeno autorizzato. Quindi nel 2010 Chemical ottiene l'autorizzazione e vedevamo che cosa? Vedevamo che gli acari ad un certo punto si posizionano sotto gli sterniti. Immaginate che l'ape ha delle squamine che vengono chiamati sterniti e si posiziona sotto. In glomere chiuso gli acari sono sotto, quindi è preferibile che il glomere sia aperto. Questa è la nostra linea. Quindi c'è anche un riscaldamento maggiore del corpo dell'ape, per cui c'è una migrazione dell'albero. Quindi se sgocciolato 10-12, se sublimato 5 gradi. Ovvio che il glomere si apre, ma il sublimato non ha una persistenza come lo sgocciolato, quindi è meglio che anche nel secondo caso ci sia una apertura del glomere. Chi ha 800 cas, 1000 cas, 1500 alveari, poi si adatterà. In entrambi i casi l'alveare deve essere ristretto. Quindi un alveare su 7 favi diaframmato a 8, un alveare su 6 favi diaframmato a 7, siccome lavora come camera acida, l'effetto è migliore. Ma cosa succede? Il collega, non posso dire collega, perché comunque lui è istituzionalizzato, io non sono più all'interno della facoltà di Udine, invece ci sono due linee di pensiero. Immaginate chi oggi assiste a questo convegno e domani va e dice nessun effetto della temperatura nelle performance di acido ossalico. Nannetti, Lagarrido, no, non sorrido, ma perché è veramente da Lagarrido. Quindi abbiamo una linea differente politica, ma politica intesa come polis anche nell'affrontare le questioni. Beh, loro dicono no, non c'è nessun effetto. Poi vado avanti ancora. La differenza tra l'acido ossalico all'italiana e quello tedesco, una ricerca fatta bene, dove evidenzia che i tedeschi utilizzano uno ossalico formula svizzera, quindi abbiamo una percentuale del 3,7 rispetto al 4,2, però li utilizzano a glomere molto stretto a 5 gradi, mentre noi lo utilizziamo con una temperatura superiore. Questo articolo, questa ricerca, ha evidenziato come non c'è alcuna differenza. Noi l'abbiamo notata la differenza. Quindi adesso mi seguo tra voi e penso di essere uno che legge le riviste e vede Belletti che cerca di sostenere come sotto gli sterniti, se c'è un minimo di temperatura, non è fatelo a 25 gradi. No, ho detto semplicemente aspettate che il nido, che il corpo glomere si apra. E qua non c'è nessuna differenza. Poi ad un certo punto si dice che i trattamenti somministrati a fine ottobre, quando le temperature sono nettamente più alte, le api tengono un glomere meno stretto di notte e certamente lo sciolgono durante il giorno, permettendo all'acido di circolare e quindi di agire più rapidamente. Allora, non mi torna qualcosa? Non mi torna. Leggo sempre nel stesso format che poi, se si apre è un po' meglio. Allora, io mi devo immedesimare con chi ascolta, non devo essere convincente, non perché ho detto da 30, no, avevamo degli studi proprio che si vedeva nelle gabbie, non le gabbie, le gabbie, quelle del laboratorio, che si spostava dagli sterniti e risultava più facilmente colpibile.